Quindi il Partito Democratico appoggia la candidatura di Silvano Presa, una lista civica. Come siete organizzati queste elezioni? Ma sì, noi assolutamente abbiamo deciso di fare una lista civica pura, aperta a tutti, seppur col sostegno, diciamo, del PD, perché avevamo la presunzione di cercare di raccogliere le persone migliori che potessero rappresentare questo progetto. Quindi non obbligatoriamente che appartenessero ai partiti, ma che fossero persone riconosciute in città, nei vari ambiti e in quello che avevano fatto negli anni nelle loro professioni. Devo dire la verità, il gruppo che abbiamo messo in piedi e che oggi presentiamo è il lavoro sostanziale di anni, di fatto di un lavoro sul territorio, all'ascolto delle persone e che poi è stato apprezzato e hanno deciso di mettersi tutti quanti in gioco perché in questi anni si è sempre stata dimostrata attenzione nei confronti della scuola, attenzione anche nei confronti della cittadinanza in totale. Quindi c'è stata una grande risposta, avevamo parecchie persone pronte a candidarsi e ognuna poi ha deciso di chi di candidarsi e chi a un certo punto invece di sostenere il progetto proprio per la sua bontà.